Ecco, oggi ti sei dimenticato le piante, ti sei fatta un selfie, ma così le farà seccare. La porta ormai è sgocciata. È la quarta volta che litigate. Secondo me è un'altra. Solo che tu vivi nell'Ottocento, non le credere questo. Le stai sciupando proprio tutto. E se ci fosse un modo per fregare il circuito? Ti dico che è impossibile. Il circuito è collegato alle mie percezioni. A quel punto, non lo so, dovrei cavarmi gli occhi. Sono stato capace di farmi del male in passato. E sono sicura che se trovassi di nuovo... Non lo cercherò. E non lo troverò. Ma lo vuoi capire che così sarò completamente nelle tue mani? E nei miei occhi. Se ho capito bene, tu sarai nei miei occhi, giusto? Sì. E tu nei miei. Da oggi in poi non ci saranno più segreti. Ci saranno solo i miei occhi e i tuoi occhi. Saremo perfetti. Saremo una coppia perfetta. Mai più lacrime, quindi. Mai più lacrime. Te lo prometto. Come funziona? Dobbiamo scambiarci gli anelli. Solo così si attiva il circuito. Finché morte non ci separi. Finché morte non ci separi. Quando dirai alle tue colleghe che il caffè lo prendi amaro? Amore, anche stamattina con i capelli bagnati. Tutte le mattine ormai. E poi, come al solito, davanti allo specchio il circuito va in tilt. Comunque io proprio non le capisco le vostre riunioni. Mi sembra di guardare un film straniero senza sottotitoli. Però stamattina è annaffiato le piante. Guarda, una bimba. Una bimba nel suo giardino segreto. Ma poi a pranzo solo un'insalata. Guarda che ci convivo tranquillamente con la tua intolleranza al lattosio. Poi se ti scappa una scoreggia non mi scandalizzo. Ed ecco a voi, signore e signori, il buco nero. Un'ora del nulla più totale. Quando la mia regina va in palestra. In quella stanza piena di specchi che mandano in tilt il circuito. Conclusione della tua giornata perfetta, macchine, caos, camion, marmitte, clacson. Oggi dopo il lavoro ti sei fermato in ufficio a vedere il tramonto. Poi lì è bello perché dal 20° piano tutta la confusione del caos, del casino, sparisce tutto. È tutto più chiaro. Ah, ho salvato il video nei preferiti. Vado a fare la doccia. Ci vediamo domani. Ehi, dove scappi? Adesso mi sa che devi andare. Che cosa hai visto? Nulla. Anche perché dal tablet non si capisce niente. D'altronde è sempre così, no? Quando vieni qui. Lascia perdere quel coso, intendo qui adesso. Che cosa hai visto? Ti ho visto con quella. Ma non era vero. Perché sul tablet non c'era nulla. Mi dispiace. Io non so che cosa... Io ti ho detto che non ho visto nulla. Sul tablet non c'era nulla. E poi non ci sono più segreti tra me e te. Io e te praticamente siamo il prototipo della coppia perfetta, vero? No. Noi non siamo più una coppia. Noi siamo diventati un istituto di vigilanza. Ma ti rendi conto? Noi siamo una brutta puntata di una serie TV di merda. E io adesso sono solo stanca di questo fottutissimo coso. Ecco, oggi ti sei dimenticata le piante. Lo sapevo. Ma così le farà seccare. Sta sciupando proprio tutto.
Ti sei fatta un selfie. Finalmente ti sei fatta un selfie. Lo metto tra i preferiti. Non le credere a questa lesbica di merda. Secondo me è un'altra. Solo che tu vivi nell'Ottocento. E non hai gli strumenti per controllarla. È la quarta volta che litigate questa settimana. Il rapporto ormai gli sgoccia. È una storia finita. Un vicolo cieco. Un vicolo cieco. Un vicolo cieco. Un vicolo cieco. Un vicolo cieco.